Una nuova console è in arrivo e punta a rivoluzionare il mercato. O almeno questo è quanto afferma il suo creatore, il famoso rapper Soulja Boy. E che ragioni abbiamo noi per non credere a una tale celebrità? Beh, forse più di qualcuna. Nel 2018 il cantante americano DeAndre Cortez Way, Soulja Boy appunto, decide di lanciarsi nel mercato del gaming con il suo brand. Un'idea sulla carta tutt'altro che strampalata, vista la sua presenza sui media tradizionali e sui social. Peccato che all'epoca fece tutto nella maniera più sbagliata possibile, immettendo sul mercato non una, non due, non tre, ma ben quattro console, una più problematica dell'altra. Soulja Game era praticamente un emulatore dei giochi portatili Nintendo e Sega. Il retro, Soulja Boy Mini, una copia del Game Boy di Nintendo, e il Soulja Game Fuse assomigliava a una fusione tra Xbox One e PlayStation 4. Ovviamente nessuna di queste macchine aveva il permesso di far girare i giochi preinstallati, quindi fioccarono querele e le console vennero ritirate. Non contento però, il nostro decide di riprovarci e nel gennaio 2019 pubblica un altro palmare sul proprio sito web, Soulja Watch, chiamato Soulja Game Handled, che ha fatto la stessa identica fine delle altre console. Anche perché non solo prendevano giochi di altre aziende senza permesso, ma le stesse macchine non erano altro che oggetti prodotti da altre aziende e rivenduti a prezzo maggiorato con il logo del rapper. Geniale! Tra minacce di azioni legali, sparate via social come quando si è vantato del fatto di aver spinto Reggie Fils Aimee al ritiro per troppa paura e altre follie assortite, Soulja Boy sembrava infine aver imparato la lezione, abbandonando l'idea di creare la sua console da gioco. E invece no! Il 13 febbraio Soulja Boy è tornato alla carica, affermando su Twitter di essere al lavoro sulla costruzione di una nuova console da zero, con un nuovo design e giochi inediti, destinata, udite udite, a rivoluzionare il mercato. Che dire? A giudicare dalle prime immagini diffuse attraverso Instagram, potremmo essere finalmente di fronte al degno rivale di PS5. Una macchina bellissima, con un controller mai visto prima, sulla quale non vediamo davvero l'ora di mettere le mani. O forse no. Voi cosa ne pensate? Notate anche voi una certa somiglianza a qualcosa di già visto sul mercato? Oppure stavolta siamo di fronte a un prodotto davvero rivoluzionario? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se avete trovato questo video interessante, lasciate un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine.